Ciao, ciao, buonasera. Avete il microfono? Sì. Per favore le domande con il microfono. Ale. Ci siamo? Un attimo solo. Certo, quando volete. Ci siamo. Buonasera, mister. Buonasera. Possiamo dire finalmente una vittoria allo Zaccheria, partita come se l'aspettava, partita difficile, partita in cui i suoi, veramente lei ci aveva detto ieri, i miei, ho visto una squadra molto arrabbiata, beh, credo che sul campo, e dice non sbaglieremo questa volta le cose importanti, credo che sia stato esattamente questo a fare la differenza. Sì, chiaramente magari potevamo chiuderla la partita e poteva andare in un altro modo, però abbiamo fatto la partita che dovevamo fare, quindi il percorso che è stato fin qui probabilmente ci ha portato a fare una partita magari per certi versi un po' diversa rispetto a quello che è stato il nostro percorso, perché comunque non abbiamo perso un contrasto, perlomeno c'eravamo. Una squadra che mentalmente e a livello di determinazione è sempre stata pronta nei duelli, ha sofferto insieme e questo è un qualcosa che possiamo aggiungere a quello che di buono già c'era e di quello che di buono già c'è, perché comunque il primo tempo secondo me c'è stato comunque una qualità di gioco ancora importante. Potevamo chiuderla, l'episodio del rigore sicuramente ha fatto rientrare magari mentalmente in partita il Perugia, potevamo richiuderla nel secondo tempo, siamo stati forse poco bravi e poi c'è anche da tener conto che comunque avevamo di fronte una squadra che probabilmente ha altri obiettivi rispetto a noi, ha qualità e quindi si è riproposta in avanti, però mi sembra che più per qualche passaggio sbagliato, più per qualche incertezza, abbiamo ridato la possibilità negli episodi far sì che si potessero affacciare nella nostra area. Quindi aggressività, ma anche a un certo momento lucidità, cioè si è saputo soffrire insieme, mi è sembrato di vedere, soprattutto nella fase finale, che questo è forse il gradino, lo step che in questa partita possiamo dire che ha fatto la differenza. Sì, perché poi a differenza magari di altre partite non c'è stata la paura di vincere, ma c'è stata proprio una sofferenza a portare a casa qualsiasi pallone, qualsiasi episodio. E' per questo che dico che abbiamo fatto un passo in più e questo lo mettiamo dentro al nostro bagaglio, che è già ampio, perché il nostro bagaglio è chiaramente di qualità di gioco, qualità dei singoli, qualità di manovra e di mentalità. In questo momento ci mettiamo dentro anche questa cosa qua e quindi è una bella vittoria, assolutamente una bella vittoria. Mister, per quanto riguarda le scelte iniziali, lo Iacono a sinistra era per dare equilibrio al fatto di aver scelto Beretta sulla sinistra o perché... No, assolutamente, Rubin... è una scelta tecnica, quindi ho preferito lo Iacono. Il discorso delle fasce non c'entra niente. No. Non dico che guardo poco a queste cose, perché comunque nel momento in cui c'è applicazione chiunque può fare qualsiasi cosa. Quindi per me è una scelta tecnica. Beretta, per esempio, finché è stato bene fisicamente è stato devastante. Sembrava un esterno fatto e finito, ha caratteristiche magari di prima punta, ma il suo sacrificio, il venire ad accorciare, il venire ad allungare la squadra avversaria e poi la caparbietà che ha nel gestire ogni palla, sia in possesso che non in possesso, ha sicuramente trasmesso una forza, un carattere a tutti quanti. È un'impressione, ma anche a Mazzeo forse hai chiesto qualcosa di diverso oggi rispetto al solito, cioè, abbiamo visto arretrare un po' meno rispetto al solito. Abbiamo preparato la partita in una certa maniera e diciamo che i presupposti nel primo tempo si sono praticamente verificati tutti, con questa capacità di andare ad attaccare la linea difensiva avversaria, di andare ad attaccare la porta
soprattutto per caratteristiche tecniche, avendo Gerbo a destra che poteva aprire la palla per metterla alle spalle della difesa della linea avversaria, potevamo attaccare molto meglio la porta rispetto a quando avevamo la palla a sinistra. Nel primo tempo mi sono un po' arrabbiato con lo Iacono perché non apriva il palleggio e andavamo a sinistra per fare poi la stessa cosa sulla destra. Però devo dire che comunque, al di là delle giocate dei singoli, della capacità eventuale di poter far male all'avversario, no, è una squadra che c'era. Quindi mi sarebbe dispiaciuto veramente tornare a casa ancora con un po' la bocca amara. Quindi sono contento per i ragazzi e di sicuro questa vittoria ci farà fare un salto di qualità, perché come dicevo fino adesso abbiamo messo dentro una caratteristica che forse era mancata, o perlomeno c'è stata, ma Sprazzi non ci ha fatto fare un certo tipo di calcio, un certo tipo di partita. Quindi continuiamo questo percorso difficile, ma consapevoli che in questa categoria possiamo... No, assolutamente. Io il Fioretto non... ma io, non solo io, perché credo che anche parlando con i ragazzi vi risponderanno alla stessa maniera. Non dobbiamo dimenticarci come siamo arrivati a giocare in una certa maniera. Quindi quello deve essere un solco sul quale portare avanti le nostre idee. Poi c'è anche la sciabola. Quindi se uniamo entrambe le cose sicuramente possiamo diventare una squadra importante. Mister, una prestazione quasi perfetta, il quasi è perché quando si parte in 4 contro 2 bisogna segnare, anche se il secondo tempo ha visto poi un Vacca stratosferico, ma il primo tempo del Foggia è stato qualcosa di meraviglioso, di fantastico. Io so già che lei mi risponderà non è nelle nostre corde, ma secondo me il Foggia deve giocare così in questa categoria per potersi salvare, deve giocare di ripartenza, aspettare gli altri e poi punirli, colpirli. E il primo tempo di oggi è stato qualcosa di meraviglioso. Non può fare diversamente una squadra che 3 ore fa ne aveva 20 sopra di sé, che in questo momento ne ha 5 sotto, ma di queste 5 domani 4 giocano in casa, dobbiamo sperare nei loro pareggi. A me delle altre non mi interessa, a qualcuno di voi ho detto che non guardavo la classifica, non la guardo neanche ora, mi tengo stretto questo percorso di squadra e di prestazione che è fondamentale. Non possiamo giocare soltanto in un modo, ma se mettiamo dentro qualcosa in più possiamo giocare sia in ripartenza, perché probabilmente l'avversario ci dà la possibilità o non ci dà la possibilità di essere padrone del campo e quindi ci fa giocare qualche metro in meno, più bassi, però non posso dire e non deve essere giochiamo soltanto in ripartenza, non lo sappiamo fare, o perlomeno non possiamo fare sempre la stessa cosa. Io credo che questa squadra ha nelle corde il poter fare tutto, sia di poter giocare a campo aperto e sia di poter giocare nel breve, quindi il palleggio e la capacità di mettere in difficoltà gli avversari spostandoli, muoverli, e per avere un concetto di calcio diciamo simile a quello che è stato la stagione scorsa. Lo abbiamo sempre fatto quest'anno, l'abbiamo fatto con equilibrio, gli episodi dei gol, e chiaramente mi riferisco all'ultima partita, erano magari figli di inesperienza, chiamiamola così. Oggi abbiamo messo dentro anche quel pepe di non voler perdere che diventa fondamentale, al di là poi delle strategie o del modo di tenere il campo. Lei ha detto precedentemente che il rigore fondamentalmente ha riaperto la partita. Dal suo punto di vista le sembrava calcio di rigore? No. E se vuole fare un commento su quello che è stata la prestazione arbitrale di oggi. Grazie. No, commenti non ne faccio, perché comunque io credo che fare l'arbitro è difficilissimo, soprattutto con molte, diciamo, con questa velocità. È difficile rivalutarla al televisore, però l'ho rivisto, quindi dal campo ho avuto una prospettiva perfetta, anche se ero lontano, che Coletti aveva tirato indietro la gamba, però
peccato perché poi sono situazioni topiche, perché al 44esimo loro accorciano le distanze, pensano di poter ritornare in partita e tu fai una gestione diversa di quello che potrebbe essere poi il proseguo della stessa. Però è andata così, non c'è problema. Mister, volevo chiederle se in futuro potremo rivedere Beretta in quella posizione lì e se era cosciente del fatto che sarebbe durato un tempo. Sì, 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 assolutamente. Quello che poi chiedeva lei, immagino. Assolutamente, sì. Sì, sì. Quindi le è piaciuto Beretta lì, l'ha convinto, quindi potremmo rivederlo. Sì, diciamo che le alternative potevano essere Mazzeo sugli esterni e Giacomo centrale, però per come si muove Mazzeo, per riuscire a muovere i due centrali e la linea difensiva, poi c'è la possibilità poi di giocare alle spalle, diventa pressoché uguale il concetto. Però avere qualcuno di gamba che attacca lo spazio alle spalle diventa, infatti le occasioni migliori anche nel primo tempo le abbiamo create così. Sì. Sono state andate in mezzo. Come? Ma il Beretta ha smistato. Assolutamente, assolutamente. Buonasera mister. Buonasera. La scelta di Coletti al posto di Martinelli è dovuta dal fatto che Martinelli stia passando un periodo un po' così così oppure dal fatto che Coletti è un difensore diverso e magari l'ha valutata in questo modo? Ma diciamo che un po' e un po'. Diciamo che Coletti anche nella partita precedente aveva fatto una partita incredibile in casa col Novara. Non l'ho riproposto a Empoli perché con Caputo e Donnarumma potevamo subire magari forse la palla alle spalle, scontata, e quindi è stata anche lì una scelta magari per caratteristiche o tecniche. Se lavoriamo bene di linea penso che di volta in volta potrei anche cambiare, non cambia nulla perché poi se lavori in funzione della palla, se lavori di reparto nel modo giusto, penso che possano giocare tutti quanti. Lo stesso discorso lo faccio per Gerbo a destra, perché probabilmente ha iniziato la stagione con l'handicap di una squadra che forse non l'aveva aiutato, un centrocampo che non l'aveva aiutato a lavorare in una certa maniera. Adesso potrebbe essere il terzino perfetto, perché sa spingere, c'ha qualità, poi oltretutto stasera ha tirato fuori un altro gol, lavora benissimo nella linea, è chiaro che non si deve fermare, deve lavorare molto meglio in maniera individuale, però credo che la squadra sta crescendo nei concetti di linea difensiva, adesso indipendentemente da chi può giocare o da chi posso far giocare di domenica in domenica, non deve cambiare nulla. Mister, prova di carattere e di cuore da parte di questo gruppo questa sera per raggiungere il primo successo in casa. È antipatico fare dei nomi, magari dei singoli, però già dalla seconda parte della gara di Brescia si era visto, anzi di Empoli scusi, si era visto Gerbo che aveva dato un volto diverso a questa formazione. Stasera penso che Gerbo possa davvero essere giudicato come il migliore in campo. Bevacca ha fatto un secondo tempo impressionante. Non so a chi lo dicevo ieri, perché era stato messo, non so se era stato messo in discussione da qualcuno di voi, però comunque mi si è chiesto se lo vedevo appannato. Io dissi che domenica scorsa aveva fatto una partita per un'applicazione maniacale, che magari è inusuale. Per come magari lo vedevamo giocare l'anno scorso, la stagione scorsa. Quest'anno, oltre ad avere questa partita, quella di stasera, ha avuto un'applicazione in fase difensiva e poi si è proposto fisicamente di gamba in una maniera incredibile. Quindi non è il giocatore statico, il giocatore che si fa marcare, ma è un giocatore che ha anche dinamicità per poter fare la mezzala. Comunque Gerbo benissimo, ma credo che sia un peccato fare dei nomi perché comunque hanno lavorato veramente bene tutti. Arriveremo a vedere sia Gerbo che Rubin, o a questo punto diventa imprescindibile lo Iacono in una delle due
No, 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 io l'ho appena detto, cioè non cambiano le caratteristiche, non è che c'è gioco monco perché da una parte spingo, dall'altra no, no, se c'è la possibilità di spingere bisogna spingere in entrambe le fasce, avere la possibilità di alternanza, perché comunque è soltanto applicazione a lavorare in una certa maniera. E Rubin è sempre stato titolare inamovibile, stasera non è stato scelto dall'inizio, ma non cambia quello che potrebbe essere diciamo la mia considerazione, ma la mia considerazione per tutti quanti è sempre al massimo. E non voglio assolutamente pensare che gioca uno perché ha caratteristiche, allora ho l'avversario che mi attacca in una certa maniera. No, scusate, magari sembrerò presuntuoso, ma guardo molto di più, anche se poi si studia l'avversario, molto di più a quelle che sono le nostre caratteristiche. Allora, se i giocatori sono applicati a fare determinate cose, problemi non ce ne sono. Allora metto in campo gente che ha voglia di andare a fare male davanti. Ho visto che si è parlato dei singoli, Vacca è stato stratosferico, però allorquando gli hanno coperto le spalle bene Fedele e Agazzi. Per quanto riguarda Coletti, io credo che Coletti sarà molto contento della sua prestazione, ma chi è contentissimo stasera è Camporese, perché avendo avuto Coletti a fianco ha avuto meno preoccupazioni e ha fatto una buona gara anche lui. Ma io penso che comunque anche con Martinelli la squadra ha lavorato molto bene in precedenza. Non cambia, non cambia. Cambia magari il momento. In questo momento magari, che ne so, diciamo che l'allenatore si è svegliato. Ok, va bene, arrivederci, buonasera.